Difficile far rispettare le regole dopo l'aggressione subita ieri da un autista di Seta, i colleghi si sfogano, situazione sempre più complessa. Palazzo Mercanti, la grande fuga, lunedì arriverà l'ennesima sostituzione di un consigliere. Per 32 posti sono già 44 gli eletti che si sono alternati sui banchi dell'aula, record nel Partito Democratico. Filo diretto Piacenza-Londra, a fuori sacco le storie dei piacentini che hanno trovato successo nella capitale inglese, senza però dimenticare mai le proprie radici. Si finge cieco, truffa da 300.000 euro. Denunciato un 49enne campano, l'indagine della Guardia di Finanza era partita da Piacenza nel 2012, l'uomo lavorava negli uffici della regione. Matrimoni nelle ville storiche, il comune di Piacenza sta preparando il bando. Oltre agli uffici di via Beverore e Palazzo Farnese, ci si potrà sposare con rito civile anche in altre dimore. Edoardo Cerea a Piacenza di notte. Torna questa sera alle 21 su Telelibertà l'appuntamento con la musica. Il sogno azzurro di Andrea Lovotti continua l'avventura con la nazionale per il pilone piacentino. Dopo le gare con Francia e Inghilterra, è convocato anche contro la Scozia. Una grande emozione.